Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con la video recensione del 13° episodio della 7ª stagione di Once Upon a Time andata in onda venerdì sera negli Stati Uniti. Allora, secondo me si tratta di un buon episodio all'interno di una stagione che, dal mio punto di vista, sta continuando a funzionare e a rappresentare un buon intrattenimento. Ho una piccola perplessità della quale vi parlerò quasi subito, ma fondamentalmente continuo a dichiararmi soddisfatta. Andiamo subito ad analizzarlo un po' meglio. Sono sicuramente contentissima del ritorno in scena di Alice. Mamma mia, quanto mi piace quest'attrice e l'abilità che ha nel mostrare gli incontenibili picchi di follia, delirio, eccesso, chiamiamoli come vogliamo, del suo personaggio. Avevo già detto che mi stava mancando e quindi non posso che essere felice di essere stata accontentata. Peccato che per impersonarla da bambina abbiano scelto un interprete a mio parere un po' scarsina, però comunque i flashback sono stati pochi e indolori e quindi possiamo soprassedere. Apprezzo poi il fatto che Wishuk, seppur per il momento ancora inconsapevolmente, abbia la possibilità tanto di salvare la figlia quanto soprattutto di regolare finalmente i conti con Gothel dopo tutto quello che lei gli ha combinato. E tra l'altro mi fa anche morire il fatto che lei, seppur nel suo modo infido, si ritrovi a collaborare perché al pari degli altre streghe potrebbe essere in pericolo. Tra parentesi, sarà davvero così o come pensa Weaver c'è puzza d'imbroglio? Questa cosa sicuramente mi incuriosisce. Senza ombra di dubbio, il personaggio di Gothel mi piace molto perché si tratta di un cattivo implacabile ma non macchiettistico e non ha bisogno di urlare o di essere stereotipato per mostrare la propria malvagità, ma che è in grado di farlo con lucidità, pacatezza e freddezza. Aggiungo poi che il modo che ha Eloise di flirtare con Rogers per irritarlo è assolutamente irresistibile. In altre circostanze li vedrei benissimo come coppia. Quindi secondo me globalmente la situazione è decisamente vincente, anche perché la trama gialla è servita ad aggiungere quell'alone di mistero che rende la narrazione più accattivante. E sono proprio curiosa di capire come andrà a concludersi la vicenda e se Gothel riuscirà a riscattarsi come donna e come madre. In tutto ciò però una domanda mi sorge spontanea. Per quanto io mi sia sganasciata nel rivedere Rumpole in versione commedia dell'arte che blatera milioni di parole al minuto come non mai, solo a me è sembrato stranissimo il contesto in cui Wishuk vada Rumpole in prigione a stringere un accordo con lui. Cioè, sinceramente non riesco a collocare bene questo piano temporale. Penso che sia stato preso e buttato lì senza un criterio di logicità, tanto per cambiare in questo show, e soprattutto il grande timore che gli sceneggiatori stiano facendo un bel po' di confusione andando a confondere troppo spesso Hook e Wishuk. Ma tant'è, magari sono io a sbagliarmi ed essermi persa qualche passaggio, quindi magari illuminatemi nei commenti. Continuo invece ad adorare il rapporto tra Regina ed Harry, che ritengo molto più interessante ora che lui è adulto e i due si ritrovano in qualche modo sullo stesso piano, a potersi così confrontare in maniera più matura e tra virgolette complessa, pur senza aver perso la tenerezza che ha già contraddistinto in passato il loro rapporto. E questo nonostante lui non abbia ancora recuperato i suoi ricordi. Ed è bello che ciò che Regina ha potuto vivere con il figlio quando era piccolo, adesso lo possa vivere con la nipote. Ovviamente senza farsi chiamare nonna, perché giustamente se la Pariglione è una nonna, dobbiamo tutti andarci a nascondere, sia chiaro. Seriamente, per la prima volta dopo tanto tempo, ringrazio il cielo per il fatto che l'ultima scena sia servita a valorizzare adeguatamente l'essere così tanto adorabile di Alison. Dato che in linea di massima la scrittura dello show non perde mai un'occasione per evitare di rendere così tanto odiosa Lucy. Vedi ad esempio quando va a dire alla madre di non avere più 6 anni, come se fosse una donna vissuta e non avesse al massimo 10 anni, ma vabbè. Un'altra cosa che ho gradito tantissimo è il modo in cui è stato trattato il rapporto tra Harry e Drisella. Parliamoci chiaro, i due potrebbero anche tranquillamente funzionare come coppia, ma di fatto che la cosa piaccia o meno, lui è destinato a Jacinda. Quindi a questo punto non avrei assolutamente trovato adatto il fargli andare troppo oltre e poi togliere di nuovo ogni gioia a questa donna che ha già passato un'intera vita a non sentirsi amata dalla madre. Ha molto più senso invece che Harry sia per lei un buon amico, che con la sua anima da eterno bambino e sognatore, nonché nipote dei Charmings, l'abbia spinta a non perdere la speranza e a convincersi di avere ancora la possibilità di sistemare alcuni dei suoi legami familiari, nonché a realizzare qualcosa di bello nella vita, che poi abbia anche accettato di aiutarla concretamente a realizzare questi obiettivi. Tra l'altro penso che continuerò a ribadire fino alla fine il mio enorme apprezzamento nei riguardi di Adelaide, che a mio modesto modo di vedere ha davvero un'espressività incredibile. Trovo perfetto infatti il modo in cui tramite piccoli gesti e sguardi riesca a mostrare benissimo la difficoltà mista a desiderio che ha Drisella nel dire parole gentili agli altri, nel lasciarsi andare mostrando la sua fragilità e il suo grandissimo bisogno d'amore. Le interpretazioni di questa ragazza mi rapiscono sempre e davvero non vedo l'ora di vederla interpretare qualche altro personaggio. Quindi, per tirare le fila, promuovo l'episodio e secondo me si sta continuando a procedere nella giusta direzione. Vedremo che cosa ha ancora da riservarci Facilier e vedremo come tutti i pezzi andranno ad incastrarsi.
incastrarsi. Però ecco, finora le cose stanno andando bene e mi dispiace che si sia ritornati a raccontare la storia in questo modo un po' troppo tardi, perché se si fossero evitati dei grandissimi strafalcioni in passato, forse non si sarebbe arrivati a chiudere lo show alla fine di quest'annata. Però ormai non si può fare più niente, quindi almeno auguriamoci che si tratti di un finale degno di nota. E voi invece che cosa mi dite? Vi è piaciuto questo episodio? Non vi è piaciuto? Chi pensate che sia il famigerato killer delle streghe? Ditemi tutto con un commento. Io per adesso mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova video recensione. Vi lascio nell'info box, oltre ai link ai miei social, anche link delle pagine Serie TV Inside e Traduttori Anonimi. Se questo video vi è piaciuto, spolliciate verso l'alto, e se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!